Buonasera. Ho appena espulso 20 kg dal mio corpo, è stata un'esperienza incredibile. Una roba. Buonasera. Grazie a DeadMindCube per la subscription e Tania per i suoi 2 mesi. Buonasera. Ovviamente qua non mi funziona un cazzo, neanche un ammenicolo, figurati. Buonasera. Come va? Oh, Space, sono contento. Tanti auguri. Ah, com'è? Grazie alla Mart per la subscription. Rinnovate ora, rinnovate tanto, perché dopo ci sarà solo che da piangere, visto che Nito è un osso duro e con un range di 1 centimetro non so dove andremo a finire. Dormi la notte? Un giorno sì, un giorno no. Dipende. Just 3 mesi e siamo a 3. Grande gatto. Grande lei. Grazie per i suoi 3 mesi. Diciamo che ce lo teniamo fino a fine settimana, Ina. Poi cambiamo. Prima natalizio finisce con questa settimana. E dalla settimana prossima, tra l'altro, dall'11 partirà una nuova serie spettacolare. Tra l'altro vi dico di rinnovare perché oggi ho finito il video dei sub. È lunghissimo. Aspetterò un attimino a pubblicarlo. Voglio pubblicare un po' a metà del mese, perché il sito altrimenti non riesce a gestire tutto, purtroppo, perché è abituato a video ben più brevi. Questo qui dura 22 minuti. Ho deciso di pubblicarlo in un'unica soluzione. È pronto. Dovrete solamente aspettare un attimo, ma lo vedrete. Adesso decidiamo, magari il sub day non lo facciamo giusto il 20, lo facciamo un po' prima. Adesso devo organizzarmi, perché il 10 è una domenica per il mod day, quindi magari anticipiamo il mod day a questo venerdì. Troppo presto, troppo poco preavviso. Stavo pensando, potrebbe tornare figo. Allora, venerdì 8 il mod day, venerdì 15 il sub day. Va bene, Lara, ma ne è uscito uno da poco, quindi non... che fretta c'hai? Grazie a Simi per la subscription, a Freya per i suoi 11 mesi. E Just, siamo a 3. L'avevo già detto. Vabbè. In postellina e siamo a 3. Buon anno e buona live, gattone. Grazie di tutta la compagnia. Ieri sera mi sono divertita come una pazza. Ho riso così tanto che sono cascata dal letto. Aia. Grazie, sono contento. Purtroppo non mi sono letto molto la chat, perché col VR è difficile, ma ogni volta che alzavo la mano per leggervi vi vedevo ridere ed ero proprio contento. Grazie a Biagio, grazie Gattone per questo anno in sua compagnia anche nei periodi peggiori. Speriamo un altro anno insieme a lei. Speriamo, dai. Grazie. Grazie a Matte, che 14 come bug al secondo che sto avendo su Cyberpunk su PC. Cazzo sì. Buon anno Gattone, la si ringrazia per il suo lavoro, la compagnia. Altrettanto, grazie. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Cos'è Pokémon Xenoverse? Non so. Cioè, Dragon Ball Xenoverse. Hanno annunciato un nuovo Pokémon? Grazie a Gabri Free che regala sub a Sir Bago. Grazie mille. Rinnovate, fanciulli miei, perché siamo in Hype Train e non vorrete mica perdervi la ficcanza. Un fan game fatto molto bene da un team italiano. Ah, allora io sono molto indietro con i giochi Pokémon fan made, perché ne ho uno in canna da... Ve lo dico, vediamo se mi dice il giorno in cui l'ho scaricato. Forse no, perché ho cambiato PC. Adesso vediamo, adesso ve lo dico, Ho un gioco di Pokémon che volevo fare in live. Ve lo trovo. No. Ma non ve lo trovo. Volevo trovarvelo, ma non ve lo sto trovando. Ah. Non lo trovo più. Perso. Strano. L'avevo visto l'altro giorno, mentre...
toccavo le cartelle. No, 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 no. No. Ma sono sicuro di averlo visto. Ma non è possibile. Dai, l'ho visto l'altro giorno. Eccolo qua. Eccolo qua. Il 3. Allora, ho questo file sul mio computer dal 3 febbraio 2019. Prima o poi lo avviamo, promesso. Promesso. Grazie a Panzi, buon anno signor Gatto e grazie della compagnia tra una sessione di studio e l'altra. Grazie, lavoro, grazie lavoro. Anche a Ness Ray per la subscription. Rinnovate per Life Train. È un gioco di Pokémon incredibile. Incredibile. Non è Pokémon Uranium, non lo è, non lo è. Potrebbe sembrare e invece non lo è. Vediamo se riesco al volo a farvelo vedere, così, giusto per... Orca troia, però l'ho avviato. Vediamo se riesco. Eccolo qua. Prima o poi ci giochiamo. Ma non oggi. Non oggi. Dichiarare il secondo. Pensavate che era uno sprovveduto? Che non ho roba ficcante? Siete curiosi? Vi ho incuriosito, vi ho ingolositi? Domani sera? Domani sera. Va bene? Se siete ingolositi, domani sera. Dai. Dai. Allora, aspetta che mi sposto la cartella così non mi dimentico. Tra l'altro, non so se c'è stato qualche tipo di aggiornamento dall'ultima volta che ho preso questa cartella. Allora, facciamo così. Io mi metto qui la cartella. Domani cerco se c'è qualche tipo di aggiornamento. Ma intanto, ma con grande piacere. Rimaniamo d'accordo. Avete un appuntamento per domani sera. Ok? Però dovete rinnovare per Life Train. Voglio vedervi tanti rinnovi per Life Train, perché vi ho fatto ingolosire, vi ho fatto vedere un po' di cosine, però dovete ingolosire anche voi me. È un dare avere questo. Mica un senso unico. C'ho una vescica dietro la gengiva. Mi fa un male, voi non avete idea. Grazie a Sama per i 21 mesi, appunto. A Andrew per i suoi 2. Grazie Gatto per quello che ci offri tutti i giorni. Una pausa necessaria per staccare dal lavoro e dalla frenesia continua. Sei il migliore, lei è il migliore. Grazie. E grazie a Darley Queen per i suoi 6 mesi. Se non posso rinnovare, che faccio? Lo fai lo stesso, Nibiju, lo fai lo stesso. Rinnovate se volete rinnovare, se dovete rinnovare, se potete rinnovare. Se non potete, non volete, non vi interessa, non lo fate, nessuno vi obbliga. Grazie a Calzino Mattia per i suoi 27 mesi. Una volta, anni fa, di no. Odio Pokémon si può dire su Twitch. Beh, guarda, dopo gli ultimi capitoli disastrosi, non credo ci sia una persona che li apprezzi. Incasinato il trasferimento dei file. No, ok, perfetto. Ho finito. Allora, stasera Nito, stasera Nito. Tra l'altro c'è l'invasione prima di Nito. Devo essere umano per battere quel buon tempone? Perché io quasi quasi tornerei umano. Ma forse sono tornato umano. Ho potenziato il falò. Ho sentito dire che odio i Pokémon, ma io non odio i Pokémon. Odio gli ultimi capitoli che hanno fatto di Pokémon. Li hanno fatti col culo, per forza. Altra domanda. Si può fare il Perry a Nito?
ci stiamo provando ad arrivare a fine gioco col coltellino. Adesso non potevamo più potenziarlo, giusto? No, questo sta arrivando. Aspetta, dove cazzo è? Perso, eccolo qua. Mattia, 27 mesi, grazie. Magna curame, Gabriel. Solo win, ok. E... non posso più potenziarlo? Non posso. Una volta, anni fa, di no. Beh, vabbè, meglio così. Ma non posso perché non avevo soldi? Com'è che era? Cosa uso nella mia postazione? Trovi tutto al mio link di Amazon. Ma Naiko, grazie! Regala 5 sub ad Alex, a Starlet, a Jack, a Only for Devil e a My Bigfoot. Grazie, grazie anche al supportone! Ehi tu, sì tu, è finita la live, stai guardando in pasta? Hai ancora voglia di gatto? Passa sul suo canale YouTube, vi è abbondanza di ficcanza videoludica ma anche di fantastici giorni gamer. Vuoi andare sul sicuro? Guarda il GOTY 2019 e non ti deluderà. Vogliamo andare a bere qualcosa? Grazie, supporto. E grazie a Marco! Madonna, così. Grazie, grazie, dai, grazie. Persona. Ho sbagliato. Allora, vediamo un attimino di riprendere la mano, che ho giocato ad altra roba. Ho giocato ad Animal Crossing, quindi non sono più abituato con... Lei è una bella persona. Lei è una bella persona. Poi ho giocato anche a Rise, il figlio di Roma. Si doveva scendere di qua? Sì, mi pare di sì. Dichiarare il secondo. Sono giusto? Sì, va bene. Salve. Allora, era di qua. Poi era di qua. Lei è una bella persona. E poi di nuovo a destra, giusto? No, giù nel buco. Giù nel buco e poi di nuovo a destra. Eccoci qui. Quando arriva, arriva. Grazie a Spritz. Pokemona sì, è uscito. Vabbè, Marco, perdonami. No, grazie ancora. E no. Grazie a Spritz per i suoi 18 mesi. Pokemona sì, mi ha fatto ridere. Adesso c'è... Che era Kirk che ci invadeva qua? Non ci sta invadendo? Ah, no, è Leroy Jenkins. Ah, però lui ha mantenuto il martellone, quello cazzutissimo, va bene. Bitch. Boom. Ok. Ops. Che fa? Ho messo un piede nella fossa per ammazzarlo. Cosa dropperà? Cosa droppa? Cosa droppa? Arcolish, 33 mesi, grazie. Aia, che spizza. Una volta, di fa, di no. Secondo me uno scudo. Mi sento uno scudo. Mi sento uno scudo. Uno scudo? Per me è uno scudo. Uno scudo ce lo portiamo. Beh, vediamo. Malato l'umanità. Ah, beh, giusto, l'umanità perché è l'elmo del guardiano. Niente. Guarda con le gambe tutte rotte. E proseguiamo. Mi ha dato due fiasche. Perché l'ho ucciso. Mi ha dato due fiasche. Oh. Allora, qua adesso ci sono i vermoni. Ma riesco ad ammazzarli col coltellino? Fiora, Wikipedia insegna che nelle competizioni automobilistiche italiane il numero di gara 17 non viene assegnato. Dalla morte dei piloti Biagio Nazzaro e Ugo Sivocci, entrambi schiantatisi a breve distanza di tempo con vetture contrassegnate dal numero 17. È interessante, anche se inquietante. Grazie a Fiora per i suoi 17 mesi e grazie anche a Zinzi per i suoi 4. Sempre un piacere abbonarsi da lei. Buon anno e che ci vada meglio dell'ultimo passato. Dai, dai, dai. Ma perché non corre? Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Ma sì, va giù alla svelta. Sì, poi mi tira dei ceffoni importanti anche lui. Però va giù alla svelta. Bestia! Ma m'ha ucciso! Ma come? M'ha ucciso! Sta cazzata, m'ha ucciso! Il remake di Demon's Souls? No, non credo di giocarlo. Non credo che sia un titolo che fa per me, insomma. Non lo so. Non ho la play. Eppure gli toglievo un sacco, Gli toglievo veramente un botto. Ok.
così. Tu batti peggio di sì col coltello e poi muori da simpatico. Ma non so perché mi ha ucciso questo coso qua. Era fortissimo. Cos'era? Ma c'è una titanite? L'ho vista proprio sparire dinanzi ai miei occhi. Sto sbagliando strada. Io sapevo che stavo sbagliando. Vi stavo leggendo, scusatemi. Magari quell'armatura non è forte. Conto danno da botta. Ah, dici? Ma noi lo evitiamo così. Anche perché tanto che ci frega. Grazie a Locke, 4 mesi. Ancora una volta, eccomi qua, signor gatto. Tornerà a Stardew Valley, giusto? L'ho fatto stamattina a anche. Ma perché mi fate queste domande a cazzo? Sì, l'ho fatto stamattina. Domani lo continuiamo. Grazie a Oda. Questi tutti a 90, piegatissimi. Buonasera gatto, la seguo da molto più tempo ed è sempre un piacere guardarla. Io la ringrazio infinitamente. No, niente PlayStation 5 per me. Grazie a Xanu per la subscription e presente segreto per i 37 mesi. C'ho la schiena tutta torpida proprio. Il lavoro è lavoro. Vabbè, ma... A Natale è Natale. Una volta, di fatti, no. Io mi ricordavo dei bambini qua. Non mi ricordavo girandola. Oh sì, forse mi ricordavo girandola, ma mi ricordavo fortemente dei bambini. Di sotto c'era un oggetto, anche qua, che ci frega. Sì, dai, raccogliamolo. Ah, che sberla! Spostati, va là. Yenal, 5 mesi, grazie mille. Non lo so, Gabriel, non lo so. Nito, il re tombale. Non aveva la cutscene? Ce l'ha la cutscene, ce l'ha. Ma tanto adesso, se non ricordo male, è garantita la colonscopia da parte di Nito come primo attacco. Grazie a Falcon per i suoi 46 mesi. Eccolo qua, guarda che si sveglia. Si vede un cazzo, è tutto buio. Eccolo. Giolo, buonasera gatto e buonasera al mitico coltellino. Buonasera a lei, grazie. Ma un sacco di nemici Dark Souls diventano poi nemici base, ci sta. Voglio andare a vedere qualcosa? Ma con grande piacere. Niente colonoscopia. Stranger. Vado. Bestia! Guarda quanto poco gli tolgo! Che bello! C'è da evocare Danito, no? Vero? Ma vedo male. Che succede? Ah, ha fatto l'attacco d'aria, non l'ho visto. Allora, gli tolgo poco. Molto poco. E niente, questo è, questo rimane. Non ci sono evocazioni da Nito. Vabbè, adesso vi siete divertiti, basta con le cazzate in chat. Andiamo oltre. Con un uomo col coltellino contro un uomo col coltellone. Eh sì, è esattamente quello che è accaduto. Non so se andarci tank, ma comunque non ho armature da tank. Grazie a Dwarmur, 9 come le volte che proverà Nito. Beh, mi andrebbe bene. Affettata. Si sta bene. Buongiorno. Mi portate come si usa? Sì, però c'è qualcosa che proprio non torna. Ma credo sia Dark Souls, perché questi problemi non me li dava Rise. Niente, ogni tanto smette di camminare veloce. L'avete notato? Allora qua. Questo gli arcieri del cazzo. Mangiato delle focacce. Di quelle confezionate.
che si scaldano al forno. Erano micidiali da quanto buone, una fragranza, una bontà incredibile. Però mi si stanno anche riproponendo con la stessa drammaticità. Grazie a Rylax per i suoi 2 mesi. Sarà la moda che dà il problema. Ma che problema strano. Ma no, se fosse un analogico del controller, appunto, mi darebbe problemi anche con qualcos'altro. Come appunto, coso... Come si chiama? Quello che ho nominato prima. Allora, gli scheletrini. Bestia. Aspetta. Aia, che dolore. Arrivederci. Porca miseria, c'erano le mie anime qui. Ah, mi ha ucciso davanti alle mie anime. No! Allora, gli tolgo poco. Gli tolgo veramente, 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 veramente poco. Ha qualche debolezza Nito che magari mi infondo il coltello? Perché io non voglio togliere il coltello neanche sotto tortura. Tolgo quasi nulla, è per quello, e non è un nemico semplice. Grazie ai Thermos per il loro raid micidiale. Seno o seni? Dipende se stai facendo matematica oppure guardando delle belle lasagne. Magari mi metto un'armatura un po' più performante? Nito, che tipo d'attacco fa? Una volta, anni fa, di no. Lui è debole al fuoco, ok. Ma fa attacco... come si dice... fisico? Fisico o magico, quell'affare lì? No, non si può infondere il coltello. Ma magari lo può... Neanche... coso? Grazie a God Save the Vintage per i suoi 4 mesi. Lui ti fa taglio da sanguinamento e veleno. Ok. Ok. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Magico e fisico. Allora. Beh, dai, allora l'armatura di Ornstein è sicuramente ficcante. Però pesa da fare schifo. Ci andiamo super tank? Ci potremmo andare super tank. Vediamo se ho qualcosa. Ah, questo mi è utile. No. Non ho un cazzo. Vabbè, minculo, vado. Minculo. Yolao, saluti dall'antica Grecia. Belandi. Strano. Il Natale. Quando arriva. Ups. Ok. Se è un'arma sacra puoi usare come secondaria. No, il coltellino quello non si cambia. Quello è proprio per contratto, non lo possiamo cambiare. Intanto mi romperò il cazzo e lo cambierò. Per adesso però non si cambia. Sì, mi ha dato la mano della piromanzia l'NPC. Allora, metto magari anche, no, delle gambe. Però divento veramente pesante poi. Gambale di Gaug. Sembra veramente eccessivo però. No, sì, va bene. No, porca puttana. Questo volevo fare. Oh, che 2 maroni sto menù. Gambale di pietra. Sì, però così non cammino altro. Già così mi sa che non rotolo. Questo che cos'è? Il mid roll, vero? Non è il fat, è il mid. Vabbè, ci posso stare. Proviamoci. Lo scudo lo... no, non lo uso. Non lo uso, ma per motivi... simpatici. Aspetta, che mi fullo. Sta facendo attacco ad area? Non li riconosco gli attacchi di Nico. Non me li ricordo, non vedo un cazzo, me ne allontano. Oh.
adesso mi fa la colonscopia. Però, non male. No, mi sono andato ad incastrare. Full set nero leggero. Qual è il set del cavaliere nero? Ma non ce l'ho il full, mi sa, il cavaliere nero. Eh no, infatti c'ho solamente questo, solo la corazza del cavaliere nero. Sì, ma in realtà è, scusami, è meglio Ornstein in tutto, è anche più leggero. A parte la difesa da fuoco, ma anche sti cazzi. Mi dà meno equilibrio, ma va bene. Aspetta un attimo, fammi vedere qua. Allora, difesa fisica, questo fa 54 e pesa giustamente di più. 8, ci pesa 8 attualmente la nostra situazione. 1,6, 3, con 23 di difesa, 25 di difesa. Questo pesa di più. Ma è una merda. Come fa a pesare di più ad essere una merda? Vabbè. No, così aumento e basta. Gli anelli, c'ho l'anello... Cos'era l'anello tribale? Piccolo incremento di PV. Ok, se mi metto... Non ho quello di coso. Non ho Havel. Niente. Pinco, 9 mesi, è nato. Tutto bene? Tutto bene, dai, la ringrazio. Ops, mi sono perso. Stavo leggendo la chat. Fate finta di niente, andiamo avanti. Eh sì, che pensate che nelle mie prime run questa strada la facevo completamente alla cieca. Mai usato la luce. Adesso sono diventato... Si vede che sono invecchiato. La mia vista non è più quella di una volta. Devo andare in giro col lanternino. Anch'io vi voglio bene, belli. Anch'io. Allora, grazie a Ricci Matti per la subscription. Basta tenersi tutto a destra. Sì, ma non importa. Come vedi, sono cascato uguale. Il lavoro è lavoro. Nito, si può parare? Allora, ovviamente non parriare, ma parare il suo attacco. Se mi paro con lo scudo qua del cavaliere, mi incula o ho una possibilità? Ragazzi, meno domande completamente a caso, per cortesia. Cosa avete stasera? Siete pazzi? Che ha fatto? Non sai che ti incula? Anche secondo me mi incula. Il miracolo no. No, il miracolo ovviamente no. Vabbè, ci riprovo due mani, va là. Ha preso. Ha fatto bene. Bestia. Bestia, bestia, ragazzi. Non vedo nulla. Qua muoio. Però, cioè, scusatemi, ma mi sono incastrato. Capito? Ma cosa avrei dovuto capire? Quando urla 3 secondi e rolla. Sì, prima ho sbagliato. Cioè, non è che ho sbagliato prima.
Semplicemente, sai cosa ho fatto? Stavo già correndo. Ho premuto B al momento giusto, ma non lasciando il tempo tecnico. Aia. Non lasciando il tempo. Allora uccidimi. Non lasciando il tempo tecnico. E ha saltato. Grazie Disco Panda per i suoi 4 mesi. Prova a non avanzare, così non attiri gli scheletri grossi. Davvero? Cioè, mi si avvicina Nito? Sai che non ho mai fatto questa cosa? Sono sempre andato io da lui? Sempre? Veramente? Viene lui? Cioè, sono seriamente stupito, non avevo idea. Ah. Morto uno. No. Uccidito con la sua arma non si aspetterebbe mai. Arriva lui. Ma arrivano anche gli scheletri però. Guarda. Smetti di correre una certa. Perché? Vengono anche gli scheletri, giustamente. Il problema è che se gli sto distante, mi prendo nel culo anche il suo attacco. Leila. Un po' più alto, scusa. Leila. Eccolo qua. Per un attimo. Sto pensando ai cazzi miei. Tieni contro, è pur sempre un lord, giustamente. Quegli scheletrini sono quelli piccoli. Grazie Mirko per i 13 mesi. Non vengono gli scheletri grossi. È che sono quelli il mio problema, fondamentalmente. Perché adesso rollo meno. E col coltellino non è che possa permettermi di fare chissà quale mossa. Sì, ma anche se tolgo lo scudo, mi sa che non peso così meno. Vediamo. È uguale. Oh, che troia. No, io non lo sapevo. Non avevo idea che si avvicinasse Nito. Sono sempre andato io da lui. Che fastidio poi che... Vabbè, faccio così e quindi si avvicina. Non ce l'ho nel diavolo. Guardalo là. Stai mi sposto. Aspetta, ma a sto punto. No, perché? Che porcata. Vabbè, però gli avevo fatto il parry. Vaffanculo. Adesso mi salta in culo quello. Bestia. È arrivato. Quelli grossi. Abbiamo una tattica. Abbiamo una tattica, vado. Il scheletro ha chiamato fratello maggiore. Ma che stronzata comunque che mi era entrato il parry senza problemi. Poi nel momento in cui lo dovevo colpire, niente, l'ho fatto così. E quel momento di invulnerabilità più shottare quello scheletro mi avrebbe fatto molto comodo. Panno sporco da passare sul coltellino? Come? Il vero boss sono gli scheletri grossi, sì. Sì, non che Nito sia una cagata, per carità. Non so, io non riesco a capire cosa succede con i controlli. Ribadisco, non che Nito sia una cagata da sconfiggere. I minion non aiutano. Mi sa che è il boss più difficile di Dark Souls 1, no? Grazie a Makix per la subscription. Il lavoro è lavoro. Forse 4 ore sono peggio. Sai che non so. Non credo. Non mi ricordo di aver mai succato più di tanto con 4 ore. Manus sì.
Manus, avete ragione. Considerando anche DLC, Manus sicuramente. Ma i quattro anelli non me li ricordo così ostici. Anche Calamith è una rottura di coglione. Vabbè, Calamith però nel momento in cui capisci un po' l'antifona, te la gestisci. Bravissimo. Non ho potuto fare a meno. Ma perché devo fare sto tuffo del cazzo? No. E poi tanto respawnano questi, giusto? Madonna. No! Ho calcolato male. Respawnano questi, giusto? Scheletroni, infatti, sono di nuovo tre. Pantecavallo e il tuo bidet. Salve! Ma non lo... Non gli faccio danno se gli colpisco il culo? Puttano! Nito puttano! No! Esplode! Mi ero scordato dell'explosion. Aia! Non ho visto. Cioè, ho visto l'attacco, ma non ho visto che ero incastrato. Allora, aspetta un attimo. Girati di qua cortesemente, così ci organizziamo. Così siamo distanti da quelli grossi. No! Vabbè, ho capito, vecchio, ma aspetta! Spammone. Pure! La tripla! Ma sì, vabbè, poi... che spammer, porca puttana, che schifo! Vieni qui, dov'è? Cosa succede? Cosa cazzo sta succedendo? Cos'è sti incastro? Sto mica capendo, eh? No, non mi ha ucciso incredibilmente, però vabbè, tanto lo fa tra un istante, visto che non ho vita. Avevo rotolato, infatti non mi ha fatto tanto danno, però non è servito. Bravo. Ok. Allora, ne abbiamo tolto quasi un terzo di vita. Si fa. Signor Ketsu, signor Gatto, la si segue da prima dei tempi del green screen, ma si era poveri adesso uguale, ma la si segue da subati. Beh, grazie al Prime sicuramente sì, ti ringrazio. Twitch Cool è sempre il migliore di tre, grazie mille. Ti ha massacrato lo scheletro col falcione? Sì, 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 sì. Però direi che un passo avanti lo abbiamo assolutamente fatto. Qualcuno sa perché uso il coltellino? Perché per me questo gioco non ha segreti. Perché è troppo facile altrimenti. Ci abbiamo battuto Orsten e Smaug, non vedo perché non dovrei battere Nito. Kjetil, la guerra dei sette anni, 1756-1763, può essere considerata la prima guerra globale, dato che si combatté per quattro dei cinque continenti. Grazie. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Senza armatura così rolli meglio? Ma le botte me le prendo. Le botte me le prendo, come hai visto, può capitare l'errore e finirei shottato. Già così rimango con poco. Se finiscono pure a shottarmi diventa pesante la cosa. Non è vero che senza scudo rollo meglio, abbiamo fatto la prova un istante fa. E comunque lo scudo mi torna utile per gli scheletri. Ma perché si blocca? Ma... sto punto è veramente la mod che mi causa qualche... Guarda, questo passo di danza! Io veramente non riesco a capire. È imbarazzante.
avere l'anello di Havel diventava easy. È vero, avessi avuto l'anello di Havel sarebbe stato molto più semplice. Però vabbè, si fa, si fa. Adesso che ho capito che basta che aspetto qua. Aspetto qua. Non vedo un cazzo, però io aspetto qua. Ecco qua. Bravissimo. No! Bitch! Eccolo! Aspetta! Ma proprio subito lo doveva fare quell'attacco de merda! Subito, subito! Aia! E lui non è morto nell'attacco de merda? Come m'ha preso? Ma gli sono passato sotto l'ascella! Ma va là! Ma va là! Di nuovo! Vabbè, ma allora, spammone, va che m'ammazza. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Vieni qui, sta fermo. Dai, che mi devo allontanare. Ma come m'ha preso? Affanculo, Nito. Calcolato male stavolta. Devo. Gozzo! Ah, tossicità. Tossicità. E tenerti per mano, andare lontano la tossicità. Di nuovo sto attacco. Ma te sei proprio stronzo, Ma quanto cazzo spamma? Tossicità. Sono vivo, è incredibile, sono vivo, ma mi ha ucciso la tossicità. Allora, abbiamo il muschio purpureo? Perché abbiamo capito che la tossicità, nel bene o nel male, ce la possiamo cuccare. Vediamo, no, sì, aspetta, l'ho visto. Muschio purpureo, no, avvelenamento, merda. Era quello rosso per la tossicità, no? Qual era? Grazie a Paglia per la sub. I link fanno 8 come l'infinito capovolto. Grazie. Non ha cooldown delle mosse. Vero, è uno spam. Quello bianco, quello fiorito, avete ragione. Avete ragione. Il teschio esca. Il teschio esca può tornarci utile. Il teschio esca. Ah, potremmo... No, ho sbagliato. Toglimela. Togli da lì. Proviamo a salire di livello. Non so se riusciamo. Mi sa che non riusciamo. Forse sì. Fatto conto che abbiamo buttato 22.000 anime. Però non saliamo di livello. Stiamo sprecando semplicemente un anime. Non ci compro manco mezzo livello. Dai. Però forse uno di questi mi fa avere un livello. Ammazziamoli. Ecco il cagnolone. Vedo una sega. Urca troia. Scusa, Dov'è che era pieno di gente qua? Eccolo. M'ha preso. Bravissimo. Aia. Aspetta. Porca troia. Ed è bello, gatto. Direi di no. Direi di no. Grazie a Saia per 42 mesi. Nuovo anno, ma sempre qui. Grazie. Il set mantello nero ornato. Così? Dici la gonna è meglio? Difesa fisica 23. Effettivamente non è male. Non è male. Mi sa che rotoliamo anche in maniera più egregia. No. Rotoliamo assolutamente la stessa maniera. Però mi sento sicuramente più trendy. Non ho altri trick alla quale
pensare, sinceramente. Se non il tornare umano e potenziare un'altra volta il falò. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con voi. Arriviamo a 15 fiasche. E arrivo alla fiamma. Evitiamo di scrivere cagate cortesemente, grazie. E grazie anche a Parazzone. Dopo una lunga pausa si arriva a 4 mesi. Buona serata e buon anno a tutta la community. Grazie mille. Ok. Le anime me le raccoglierei perché mi dispiacerebbe buttarle via così. Non è cattiveria, vecchio. Spostati. Grazie, caro. Ciao. Ostia, devo per ammazzarmi di nuovo. Ravvivare la fiamma serve appunto ad avere, come vedi, una 5 fiaschette Estus in più. Cazzo. Mi ha dato le ali, adesso devo tornare indietro. Ma porca troia! Quando uno è stronzo. Si può arrivare a 20 fiasche? Non mi ricordo, era di qua che dovevo andare, sì. No, non era di qua che dovevo andare. Dove cazzo sono andato adesso? Allora, sono sceso di qua. Poi sono andato di qua. Dove cazzo è che sono andato? Di qua sono andato. Qui. Ma non ci sono le anime. Perché me le ha date un po' più indietro? Eccole qua. Scusa. Aia, oh! È buoni! Un attimo, non vedo niente! E niente. Grazie a Mattia per i 26 mesi. Che spista. Ma non è che tanto che sono odiosi i cani, che sicuramente sì, non aiutano, no, però cazzo... No. Se non mi ricordo e non vedo, mi dà fastidio più che altro non vedere. Ok, ho capito. Qua, gatto di qua, vai di qua. A posto. Ok. Boh. E adesso mi si accende il falò. Porca troia. Aspetta un secondo. Sochman. Vabbè, me ne sbatto. 1990 ne avevo, cioè mi richiedeva, adesso prendiamo. Dai che facciamo un livello. No, riposa il falò. Sì, no, ok, avanzamento di livello. Ok, cosa mi sparo? Stamina o forza? Il coltellino scala a forza. Difesa fisica mi dà uno, mi dà uno d'attacco in più. Potrei fare un po' di più. No, forse è meglio stamina. Stamina mi dà più energia. Vado di stamina. Luxa, salve signor Gatto. Finalmente dopo un mese di lavoro con mio padre abbiamo finito di costruire una chitarra. Abbiamo costruito una Paradise Avalon, chitarra storica usata da Pino Daniele. Detto ciò, buon proseguimento. Altrettanto e grazie. Ok. Quindi voi mi dite di andare di falò al 20. Vai. Ci voglio crederci. Dire il culo a bruciare così l'umanità, però vabbè. Ok. Sai qual è il problema? Che le fiasche Estus sono solo più 2, non più 3. Quella è la vera rottura di cazzo. Boh, 20 fiasche è vinta. Porca troia. Che non è vinta perché comunque la tossicità è una brutta bestia. Però
ci possiamo dare dentro. E ci daremo dentro. Grazie a Chimp per i 13 mesi. E si inizia questo 2021 con una sub al gattone. Daghe, daghe, con sta animetta oscura. Vediamo, vediamo. Sa fare. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. 20 fiaschi e un coltellino, sembra mio zio a Natale. Perché il coltellino? Per aprire le fiasche? E come sono tutto sgonnellato, tra l'altro. Quella no, non posso prendere l'anima della guardiana perché è random. Vi ricordo che questa qui è la mod randomize, quindi neanche volendo mi posso dare a prendere un oggetto che mi serve. E opla. Perché si scalzo? Perché con la gonna va lo scalzo. Con l'armatura va il mocassino, con la gonna va lo scalzo. Che ti devo dire? È moda. Moda. Boh. Aspettiamo. Sei un mito. Sei un... Porca puttana, parte dal suo cavallo di battaglia. E io me lo son preso nel culo. Che cazzo ha avviato, Karim? Perché mai? Gatto, gatto, gatto. No! Finito? Dai! Ragazzi, non viene! Vabbè, ma basta! Ma che cazzo spamma adesso? Ma scusami! Ma che merda è sta boss fight de merda? Non si vede per due volte lì. E bavangulo! Non riesco ad allontanarmi, Non riesco ad allontanarmi! Mi ha allontanato lui. Bah. Non vi dirò mai che cosa ha avviato Karim. Glielo chiedete domani in live. Io manterrò il silenzio fino alla tomba. Sapete solo che mi ha distratto e sono morto per colpa sua. Potete rinfacciarglielo domani quando lo vedete. L'esplosione posso pararla, dici? Vabbè, guardate, ci proviamo. Ci proviamo a pararlo l'attacco ad aria, non sarebbe male. Ma è nella randomize che spamma Nito? Perché non ha il cooldown? Ma è proprio un bug? Guarda che smetti di correre! Che fastidio di merda! Questo è il problema, non Nito che spamma. Vai sulla sinistra dove ci sono gli scheletri giganti. A fare cosa? Vabbè, mi sono messo a guardare la chat. Grazie a Tony per i suoi 3 mesi. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma come vedete? Spammava anche nella normale, non me lo ricordo. Oh. L'ho già chiuso. Ma infatti secondo me è un errore. Non è possibile subito. Vabbè. No, vabbè. Nito, porca puttana.
Non arriva. E dai, basta! Che rotto! Oh, nel chiurlo! Aia! Nito, che cazzo? Eh? No, dai! L'ho sbagliata io questa. Meritata proprio. No, dai! Nito, che cazzo! Basta! Fastidioso! Vado di Perry, vado? Insomma, non ha funzionato come mi immaginavo, ma è andata, è andata. Che fa? Un attacco tutto storto. Chi è? Ma c'è uno scheletro lì sotto, non l'ho visto. Di nuovo! Bevi! Per dimenticare! No! Ragazzi, sono incastrato. Qua muoio. Ah, che sfiga. Perché mi ha attaccato lo stronzo dietro. Mi ha attaccato qua. Mega Chris, 46 mesi, grazie. Adesso non si muove neanche. Però veramente che schifo. Quattro volte di fila. Se hai un'illuminazione attiva, spamma l'attacco da terra. Cos'è l'illuminazione attiva? Grazie a Kerom. Per i suoi 28 mesi spinge, per i 42. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Quella roba viola che vomita è schivabile se ti allontani veramente tanto. Ma la lanterna... basta ma se io me la tolgo non spamma? Ma no, ma la spammerà se ce l'ho accesa. Ce l'ho in tasca. Provo a toglierla. Vediamo. Non credo. Speravo. Anche secondo me... spamma perché sono troppo distante. Però veramente avvicinati. E l'armatura invece mi salva il culo. Mi salva. Perché mi prende Nito. Ho visto che mi prende. È caduto un girandola. Ma io mi ricordavo dei bambini. Possibile che mi ricordi male? O sono di sotto? E dovrebbe essere se ce l'hai accesa, ma immaginavo infatti. Ma mi ha bloccato la schivata quello lì. Non ho bevuto o che? Ma che mi ammazza le scheletrine del merda. Se li vado addosso però arrivano anche quelli grossi, ragazzi. No, dai, ma subito! Quell'attacco del merda! Muoio. No, dai, sono riuscito a sopravvivermela. Fullato. Buona. Non volevo fare questo per ovvi motivi e non so cosa è successo. Ok. Merda.
Girati! Dov'è la faccia? No, vabbè. Basta, basta, figa, basta. Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile che spamma lo stesso attacco all'infinito, sto pezzo di merda? È schifo, è attacco, è bavangolo. No, ancora! Illegale sta roba. Illegale. Adesso da qua non lo prendo perché colpisco il culo. L'ha preso lui, giustamente, adesso. Però adesso arrivano quelli grossi dietro, meglio avvicinarsi. Cioè, veramente, veramente, vai che mi uccide. Abbiamo usato tutte le fiasche. Hanno schivato! Belto, grazie mille per la sub. M'ha preso. Lavoro, lavoro. Assurdo. Assurdo. Ci provo nudo. No, forse questa mi conviene tenerla. Dai. No, guarda, magari più che nudo mi metto qualcosa di super leggero, giusto per una maglia della salute, qualcosa ce l'ho. L'orlato. No, vediamo. Secondo me non andiamo distante, però vediamo. Che cazzo, senza luce non mi... Non mi trovo, infatti ho sbagliato tutto. Di qua? Sì. No. Vabbè, ammazzami. Tanto mi devo rimettere la luce, che non ce l'ho, cazzo. Eleluna, 2 mesi, grazie per la compagnia gatto in questi mesi straordinari e pesantissimi, grazie per le belle risate, grazie a lei per i suoi 2 mesi di subscription. E Elzo, che per i 46 mesi. Grazie, grazie, grazie. Benedici il coltellino, con cosa? Me lo infilo nel culo? Una volta, anni fa, di no. Sì che conviene cambiare arma, però non sarei Capitan Coltellino se cambiassi arma. In realtà, guardate che è fattibile. È che spamma, purtroppo. Non riesco a capire come mai dopo tutto questo tempo ci sia ancora gente che mi dice ma cambia arma, fai... Ma che cazzo, ho scelto apposta? Ma sì, la pesantezza dello scudo più grosso, ma non ho uno scudo molto più grosso, eh. Ma l'esplosione in realtà già così me la sono cavicchiata. Il problema è che spamma proprio, non ho il tempo di gestire lui che spamma mentre i minion mi attaccano. Avete capito qual è il problema? Non è tanto Nito, che vabbè, è Nito. Non è così difficile, gli attacchi sono delle cagate. A parte quando sbaglio io, è fattibile. È che me li sta spammando tanto, tanto, ma veramente tanto. No, dai! Non ce l'ho un'arma divina. Che potrei usare eventualmente solo per gli scheletri. Ma
questo non so anch'io che mi metto a curarmi qua. Ragazzi, cazzo. Cazzo, che fastidio. Guardate che ci sono quelli grossi qua che si attivano adesso. Niente, che dici? Combattiamo ogni tanto, eh? Arrivare quello. Porca puttana. Ma l'ho schivato! Sono sicuro di averlo schivato questo attacco. L'ho visto che lo faceva. Mister Ciava, 100 bits, Seregatone, Capitan Coltellino, sempre uno di noi. Ma tra un po', guarda, mi sono rotto le palle. Ho degli anelli del cazzo. Sì, è possibile che la mod non aiuti nelle schivate, però mi sembra così strano. Vediamo se magari come arma secondaria, se ci avessi qualcosa di divino giusto per uccidere gli scheletri, poi... C'ho questo ma è incantato, non è divino. No, non ho nulla di divino. C'ho una sega. Non ho quello del lupo. Matteos, 16 mesi, grazie. Se no mi tocca andare da un'altra parte. Una volta, anni fa. Per forza. Però mi dispiace mollare Nito così. Se non tiene le complesse le schivate, conviene andare pesantissimo. Ma il coltellino non funziona nel pesantissimo, perché comunque, cioè... A parte il fatto che non ho comunque un'armatura così pesante, non c'ho Abel. Credo di poter fare il coltellino divino. Ha un'arma divina, dici? Mm-mm. Però la cosa bella era poter combattere così contro Nito e basta. Senza escamotage. Star Adventure, 4 mesi, grazie. Forse il cercato stiamo soffrendo con lei. Buon anno che iniziamo a riprendere le salve, quelle belle, grazie. Adesso non ha proprio schivato. Adesso non ho minimamente schivato. E come avete visto non ha proprio rotolato. Non so come mai. Cosa fa? La stavo guardando Nito. Aspetta! Strato sto stronzo. Quanti? Boni, eh? Niente. Mi sono rotto le palle. Grazie a Bruce Baldo per i suoi 4 mesi. Conta 5 attacchi? In che senso? No, mi sono rotto le palle. Vado da un'altra parte. Vado di qua. Ci torneremo. Ho rotto le palle, scusatemi.
Grazie a Nikap per i 26 mesi. Una volta, di fatti, no. No, non stavo andando male, però mi sono proprio rotto i coglioni. Magari ci torno con un po' di forza in più. E arrivederci. Vado di qua. No, senza gli scheletrini di merda non sarebbe fattibile. Sarebbe già fatta. Ma anche senza lui che spamma sarebbe già fatta, eh. Permesso. Stasera ha deciso di non schivare. Nito ha 4500 HP, lui toglie 40 a colpo, sì. Ma non vedo niente. Questo qua non aveva il culo aperto, vero? No. Boh, arrivederci allora, eh. Andiamo da set. Grazie a Leon per i 3 mesi. Ciao. No. Ragazzi, ma si è dovuto fermare qui, si è dovuto fermare. 8. Con l'attacco pesante. Dio del cielo. No, il backstep glielo puoi fare se hanno il culo aperto. Questi ce l'hanno chiuso. Vedi? Grazie a Red Dragon per i 37 mesi. Hanno il culo chiuso, sì. Ciao. Ah, è giusto, è vero che posso uscire e rientrare. Cosa che farò? No, se ne stanno andando a posto. Scusami. Stealth. Stealth. No. No. Non posso lo stesso? Non posso lo stesso, veramente? Devo per forza ucciderlo? Giura? Cazzo. Sì, ho le esche, ma cosa servono le esche quando c'è il fuoco? Solo per salvare cambio arma. Beh, non li trovo neanche così.
E con questo direi che possiamo rimettere in pausa Dark Souls. Bellissimo. Ragazzi, ci vediamo domani mattina con coso, con Stardew Valley. E a questo punto domani sera con Pokémon 3D. Ve l'ho promesso, me l'avete chiesto, e domani sera Pokémon 3D. Va bene? Ciao belli, buona serata. Buonanotte. Buoni cazzi anche, buoni cazzi.